Una celebrazione che non si limita a ricordare, ma che rende attuale il mistero. Nel primo giorno del Triduo Pasquale, l'amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, Monsignor Pierbattista Pizzaballa, ha celebrato la messa in cena Domini nella Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Et fumus pro nobis sanctimes. Nella sua omelia, rivolta ai fedeli e ai circa 250 sacerdoti presenti, Monsignor Pizzaballa ha richiamato l'attenzione sull'angoscia di Gesù nella notte del tradimento, in parallelo con le notti della nostra vita, momenti in cui, per i sacerdoti, ad esempio, il ministero e gli sforzi pastorali sembrano attraversare una notte oscura. Sono difficoltà interne ed esterne, personali e comunitarie, clima sociale e politico, violenza, paura della solitudine. Tuttavia, Cristo lascia un esempio, il comandamento dell'amore e l'offerta totale di se stessi. È il paradosso della croce che diventa fonte di speranza. Non c'è notte che l'amore non possa illuminare, non c'è insuccesso che la croce non possa trasformare. Una celebrazione molto speciale con il Vescovo e tutti i sacerdoti, e vivere qui nel Santo Sepolcro è molto importante. Allo stesso modo in cui le coppie rinnovano le promesse del matrimonio a Cana in Galilea, noi come sacerdoti rinnoviamo qui il nostro sì, nel luogo in cui Gesù ha sparso il suo sangue. Per motivi storici questa celebrazione comprende la benedizione dell'olio dei catecumeni, degli infermi e il sacro crisma, e il rinnovo delle promesse sacerdotali con la cena del Signore. Quest'ultima anticipa tutte le chiese del mondo, nelle quali si tiene la sera del Giovedì Santo con il rito della lavanda dei piedi e il ricordo dell'istituzione dell'Eucarestia. Nel Santo Sepolcro hanno preso parte al rito della lavanda dei piedi 6 seminaristi del Patriarcato e 6 frati. È impressionante, vengo dagli Stati Uniti. Certamente lì abbiamo le nostre celebrazioni, ma è diverso ascoltare i racconti rispetto all'essere qui, il luogo in cui tutto è accaduto, e partecipare alle liturgie. È davvero emozionante. Restate qui e vegliate. Questa è stata la richiesta di Gesù agli apostoli dopo aver celebrato la cena al loro arrivo sul Monte degli Ulivi. Aveva così inizio la sua agonia. In seguito fu catturato e arrestato. Il vegliare si fa attuale nella conclusione della messa, quando il Santissimo Sacramento è condotto in processione compiendo i tradizionali 3 giri intorno al sepolcro, l'ultimo dei quali include la pietra dell'unzione, per giungere alla deposizione nella tomba per l'adorazione. Un'esperienza simile a quella di Cristo, la preghiera e la consegna alla volontà di Dio.